Filippo Baudo ha da poco compiuto 88 anni, e si sta godendo finalmente la sua famiglia dopo oltre 60 anni di carriera in TV. Ecco che fine ha fatto. Pippo Nazionale, il re della TV, il padrone del piccolo schermo, sono solo alcuni dei soprannomi che nel corso degli anni sono stati affibbiati a Pippo Baudo. Basta nominare il leggendario presentatore catanese per veder scorrere l'intera storia della televisione italiana. Da Militello Val di Catania alle telecamere della TV di Stato il passo è stato brevissimo. Già alla fine degli anni 50 era uno dei volti più nuovi e promettenti della neonata Rai, le cui trasmissioni ebbero inizio nel 1954. Pippo Baudo è cresciuto di pari passo con l'emittente pubblica, diventandone uno dei punti fermi già a metà degli anni 60. Insieme ad alcuni suoi leggendari colleghi come Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Corrado, ha scritto la storia della Rai fino a tutti gli anni 80. Dopo molti anni di fedeltà assoluta al servizio pubblico, Baudo decise di accettare la nuova sfida propostagli da Silvio Berlusconi, il creatore dell'emittenza privata, di quel gruppo Mediaset nel frattempo affermatosi come principale competitor di Viale Mazzini. Pippo Baudo, ormai non c'è più niente da fare. Addio alla TV. Il richiamo di Mamma Rai è stato però irresistibile, così come repentino il ritorno di Super Pippo sui canali della TV pubblica. Non si contano, perché è davvero impossibile farlo, i programmi e i talk show che il conduttore catanese ha presentato tra gli anni 80 e 90. Poi, gradualmente, Baudo si è defilato lasciando spazio alle nuove leve che nel frattempo reclamavano spazio. Fino alla sua definitiva e completa uscita di scena, avvenuta nel 2021. Tra la pandemia da Covid-19 e l'età avanzata, il re della TV si è eclissato. Pippo Baudo. Come sta oggi? Da 3 anni a questa parte ormai Pippo Baudo vive con la sua famiglia per godersi il meritatissimo riposo. Viene considerato da tutti i presentatori e showman che ora vanno per la maggiore come una sorta di padre nobile della televisione italiana, un modello di riferimento. Da Carlo Conti ad Amadeus fino a Marco Liorni, tutti concordano nel considerare Baudo l'ispiratore delle loro carriere televisive. In particolare Conti, considerato da una buona parte della critica l'unico e vero erede dello showman catanese.